Elemento SCP-3007, classe dell'oggetto Cater. Procedure speciali di contenimento. SCP-3007 è rinchiuso in una struttura cubica 6x6x6, con pareti d'acciaio spesse 40 cm, situata presso il sito. Ogni parete è rivestita di materiale isolante per impedire alle urla di SCP-3007-4 di penetrare all'esterno. La porta di accesso all'area deve rimanere sigillata con 7 serrature elettroniche della fondazione di classe K8 e strettamente sorvegliate da 10 agenti esperti equipaggiati con armamentario militare. La porta non deve mai essere aperta, eccetto per procedure straordinarie. Si legga il rapporto 007-1456 per maggiori informazioni. Ognuno dei 4 componenti di SCP-3007 è ancorato al suolo da 28 cavi di titanio, costantemente percorsi da scariche elettriche ad alto potenziale, che li mantengono in uno stato di stordimento costante. Sono state attuate procedure di contenimento aggiuntive per SCP-3007-2, i cui occhi devono rimanere costantemente coperti da un collare d'acciaio appositamente realizzato, e per SCP-3007-1, la cui bocca è stata bloccata con un apparecchio simile. Il fondatore sembra fortemente convinto che SCP-3007, attualmente non al pieno delle sue attività, diventerà definitivamente operativo il esattamente tra SCP-3007 andrebbe rilasciata alle ore quella data su ordine preciso del fondatore stesso. Non è ancora chiaro il perché di questa direttiva, anche se il direttore della branca prendendo in considerazione l'idea di disobbedire a quest'ordine. Rapporto 007-1456 estratto. Si è rivelato tutt'altro che semplice. Non appena aperte le porte, SCP-3007-4 ha cominciato ad urlare, incenerendo tutte le armi che sono entrate nel raggio dell'onda d'urto del grido e spaventando la maggior parte degli agenti, che non si sono dati alla fuga solo perché minacciati al di terminazione immediata. Come biasimarli? Ho sentito solo due volte quel verso lacerante. Eppure ancora adesso, dopo mesi, fa da sottofondo musicale ai miei peggiori incubi. Abbiamo avuto difficoltà soprattutto con SCP-3007-3, che ha continuato a i miei agenti finché non sono riusciti ad abbatterlo con un colpo di lanciarazzi. Fortunatamente quell'affare è rimasto stordito abbastanza a lungo da consentirci di portarlo assieme ai suoi fratellini nel sito, dove abbiamo allestito una nuova casa. Speriamo che si riveli più resistente della prima. Descrizione: SCP-3007 è composto da 4 creature distinte e differenti tra loro, denominate come SCP-3007 1, 2, 3 e 4. Segue descrizione delle 4 entità. SCP-3007 S è un essere umanoide alto 2,3 metri, avvolto in un pesante mantello nero, un cappuccio. Il corpo è completamente coperto, mentre dal volto si intravedono solo il mento pallido e affilato e la bocca sottile, da cui fuoriesce costantemente un rivolo di sangue rosso cupo. SCP-3007-1 ha la capacità di emettere un miasma altamente tossico dalla bocca ogni 7 minuti esatti, che provocano nei soggetti esposti condizioni simili a seguente degenerazione. Ignoriamo se questa capacità sia involontaria o se invece faccia parte di un ignoto processo biologico che necessita di un tempo di ritardo. SCP-3007-2, essere umano caucasico, biondo, alto 1,71 m, vestito con una corazza leggera decorata con un tarsi dorato, raffiguranti i simboli di una lingua sconosciuta. Indossa inoltre un mantello bianco che alla luce del giorno appare vagamente luminoso, anche se probabilmente si tratta di un semplice effetto ottico. SCP-3007-2 possiede occhi stranamente obliqui e affilati che brillano costantemente in una luce blu. Qualsiasi individuo che entra in contatto visivo con SCP-3007-2 prova un immediato senso di suggestione ed è spinto da una qualche forza sconosciuta di ginocchiarsi davanti all'entità proclamando la sua gloria e la sua potenza, augurandole di cavalcare vittoriosa per vincere ancora. I soggetti esposti al potere di SCP-3007 si mostreranno completamente incapaci
di seguire qualsiasi azione violenta e di fronte a qualsiasi pericolo si nasconderanno dietro l'entità invocando la sua protezione. L'effetto sembra essere permanente e se separati da SCP-3007-2, i soggetti affetti tenteranno l'immediato suicidio. Se fermati, ripeteranno il tentativo finché non avrà successo o finché non verranno indotti nuovamente da SCP-3007-2. Intervista con il soggetto 31. Intervistatore Dr. Creighton. Intervistato soggetto 31. Mi sembra piuttosto provato. Sicuro di essersi ripreso? Ha perso molto sangue. Mi riporti da lui. Lei sa che questo non è possibile. Lei non capisce, lui è potentissimo, lui può proteggerci. Lui non può perdere nessuna battaglia, lui è la vittoria incarnata, sì, ecco cos'è, la vittoria! SCP-3007-3 è l'unica entità realmente pericolosa delle quattro. SCP-3007-3 è una creatura umanoide non meglio identificata, completamente nera, alta 1,9 m, e vestita in maniera molto simile ad SCP-3007-2, con l'unica differenza che la corazza e il mantello bianco sono completamente intrisi di sangue cucciolante che sembra non prendersi mai. SCP-3007-3 è invulnerabile a proiettili di piccolo e medio calibro, mentre quelli di grosso calibro sono in grado di sbilanciarlo per qualche istante. Lanciafiamme e lanciarazzi ed ogni tipo di esplosivo si sono invece dimostrati altamente efficaci nel provocare uno stordimento prolungato. SCP-3007-3 possiede una forza smisurata ed è in grado di falciare decine e decine di uomini in pochissimi istanti con il solo ausilio delle mani nude. Se la situazione inizia a farsi pericolosa, SCP-3007-3 materializzerà dal nulla un imponente spadone nero, alto quanto lui, iniziando a maneggiarlo con grande abilità, preparare proiettili di ogni tipo, diventando considerevolmente più pericoloso. Fortunatamente l'entità non sembra in grado di muoversi ad alte velocità o di effettuare grandi salti, cosa che lo rende molto vulnerabile negli scontri a media distanza. SCP-3007-4. Creatura con l'aspetto di una donna terribilmente anziana dell'altezza di 1,40 m, scheletrica, con la pelle di un colorito verdastro e i segni cadenti e rinsecchiti. L'entità è completamente nuda, eccetto per un cenzo sudicio che le copre le parti intime. SCP-3007-4 può emettere potentissime onde d'urto sonore che mostrano incredibili capacità disintegrative nei confronti dei seguenti oggetti: qualsiasi tipo di arma bianca o da fuoco, qualsiasi tipo di cibo cucinato, raccolto o diversamente lavorato dagli esseri umani, qualsiasi tipo di fonte di cibo coltivata o allevata dall'uomo, acqua o liquidi idratanti incanalati, imbottigliati o differentemente convogliati artificialmente. Il muro di SCP-3007-4 scatena inoltre un'istintiva violenta reazione di terrore nei confronti di qualsiasi entità vivente e lo ascolti. Tutti i soggetti umani che hanno udito l'emissione sonora hanno affermato che essa è impossibile da descrivere, tanto è aliena e disarmonica, ma che hanno avvertito un incredibile impulso a suicidarsi per non doverla più ascoltare, impulso che hanno domato a fatica. Addendum 0071. Condizioni di ritrovamento. I quattro componenti di SCP-007 sono stati ritrovati all'interno di una. Durante le prime operazioni di recupero, la è andata distrutta e i soggetti sono scappati rimanendo però uniti. Dopo una lunga ricerca, gli agenti della Fondazione sono riusciti a ritrovarli e catturarli con successo. Durante le operazioni di recupero, gli agenti hanno osservato che le entità supportavano a vicenda durante il combattimento, come se fossero troppo bene deboli per combattere ciascuno per sé, come se stessero lavorando in squadra. Messaggio del fondatore, estratto. Creda che il loro potenziale sia tutto lì, sembrano così poco pericolosi adesso, non è vero? Certo, sono comunque letali se sottovalutati. La fondazione ha affrontato di peggio. Appunto è che queste creature non sono ancora attive, per così dire. Quando le avete ritrovate, le avete anche risvegliate dal loro sonno. Era previsto che si svegliassero ora. Si hanno uno scopo. Sono state progettate per qualcosa che io e lei siamo troppo piccoli per controllare. La fondazione non sarà in grado di... Creda quando le dico che non sono molto più potenti di così. Non le dico...
piccolo per una qualche ridicola forma di pianoforte, che lo so. È stato rivelato. Perché questo non lo deve interessare. Né è importante ai fini di ciò che voglio che lei sappia. Queste creature non sono semplici entità paranormali. Una persona intelligente come lei si sarà certamente accorta nella loro incredibile somiglianza con... Beh, indovini un po', non solo gli assomigliano, ma sono proprio loro. Ecco perché dovrà liberarli quando io glielo darò. Perché in ogni caso non possiamo impedire ciò che è in serbo per noi. Inoltre si libererebbero comunque da soli, quando saranno nel pieno del loro potere. Nulla potrebbe fermarli. E non ne venga in mente di disobbedire. Verrebbe terminato prima ancora di poter alzare il suo grasso culo da quella sedia. Io la vedo, direttore, io vedo tutti. Ok, quindi ragazzi, allora, questa qui era SCP, quindi, un attimo, vi spiego. Questa qui era una pagina di SCP creata proprio da noi italiani, da cui ho capito. Perciò si chiamava SCP ITA 007. Tuttavia, SCP ITA 007 a me non suonava niente di bello, cioè a me mi veniva fuori, come si chiama quella SCP statua? 173? Sì. Mi immaginavo l'SCP statua colorato con bandiera tricolore italiana, cioè non mi faceva paura, mi faceva ridere. Quindi abbiamo deciso di cambiarlo in 3007, proprio perché non esistono numeri così alti nell'SCP, si fermano al 2999. E ragazzi, quindi, dovrebbe essere venuto fuori abbastanza bene, però abbiamo avuto un casino che forse il Chris ci esulerà e metterà alla fine. Sì, meglio. Ci siamo messi a ridere che era una roba in vera e conta, perché poi? Non mi ricordo. Anch'io. Ok, vabbè, adesso No, perché sì, vabbè, era passato un casino col computer, che c'erano le pubblicità che copravano sì, tutto. sì, io indicavo ai Chris di togliere le pubblicità che sono strane, sapere come magari entrano cose strane nel computer. E lui non capiva, io ero lì a indicare, lui non capiva. Alla fine è andato lì, ha cliccato, mi ha sputtanato tutta la visuale e non riuscì a rimettere a posto. Sì, ragazzi, quindi speriamo che il video vi sia piaciuto. Ricordati la musica, a te che qua conta sì. Molto. Ci vediamo al prossimo video.